Stasera niente MTV. With Asahi, Japan's number one beer. And Volkswagen Polo. Comunque ragazzi, io sono veramente felice ed è veramente un piacere avere qui proprio lei, Jane Alexander. Brava ad essere venuta, brava. Grazie, è un piacere anche per me stare qui. Senti, ma noi in realtà, no, diciamolo seriamente, quante ne abbiamo combinate insieme, io e te? C'è quella in particolare del bacio al Gay Pride, che è stato proprio uno scandalo pazzesco. Cioè, ne parlarono tutti, veramente quel bacio fece proprio scandalo, appunto. Però tu del resto sei abituata a dare scandalo, tu sei abituata un po' a stupirci sempre, eh? Sì. Insomma, è un po' più un'etichetta che mi hanno appiccicato, non è che io sono proprio così adesso. No, guarda, immagino le solite cose che fa la stampa, che conosciamo tutti. Allora, proprio con questa intervista, e proprio perché sei mia amica, proviamo a sfatare questo mito. Veramente. Allora, tutti ti ricordano nel ruolo di Elisa di Rivombrosa, dove tra l'altro sei un personaggio molto, molto malvagio, arrivista, opportunista, spietato. Beh, per una come te sarà stata una passeggiata. Meno male che eri mia amica, sì. E, no, nel senso che io mi sono dovuta sforzare perché mi sembra evidente che io non sono malvagia e tutto quello che tu hai detto. Senti, tu stai comoda su quello sgabello? Sì, perché? O vuoi che ti faccia portare un letto? Magari è più semplice. Un letto? Sì, un letto, perché c'è di male. Entri pure in letto. E perché hai fatto portare il letto? Ma no, ma dai, insomma, per farti sentire a tuo agio. Intanto un bel applauso al letto, per favore. Vai, accomodati. Io intanto consegno lo sgabello di là. Ecco qua. Stai pure comoda, Jane, eh? Sdraiati, serena, tranquilla, che non succede niente. Okay. Va bene? Ecco, allora, così veramente si può iniziare una bella intervista. Bella intervista. Mi raccomando, però, non turbare troppo i nostri amici a casa, eh? Perché dovrei turbarli? No, vabbè, sai, si dice sempre che tu, insomma, sei così trasgressiva, ma noi vorremmo smentire queste voci parlando di lavoro. Tu hai iniziato in TV sulla 7 e conducevi Zengi. Mm-hmm. Sì, è stata un'esperienza, insomma, io mi sono divertita tanto, però era un giochetto un po' idiota, un po' banale, non so, sì, ha avuto sì, un successo... Sì, certo, semplice e banale, però pieno di allusioni sessuali. Com'è che dicevi tu, pronto, tu, sì, tu hai proprio vinto 500 euro, dai, hai vinto 500 euro, che bravo che sei, mamma mia, che bravo. Me lo ridici anche tu? Ambra! Vabbè. Ma dai, aspettate un attimo. Okay. Me lo puoi ridire? Com'è che dicevi? Potresti aver vinto 500 euro. Poi dicevi anche risposta esatta, no? Risposta esatta, no? Mamma mia. È vero? Incredibile. È incredibile, è una cosa che ti arriva subito, bam! Comunque, nonostante tutto questo, tu sei anche diventata madre. Sì. Giusto? Sì, non è che ha fatto sta gran cosa speciale, nel senso, ce ne sono tante altre al mondo. Beh, messo con tutti i tuoi eccessi oppure hai allattato facendo bungee jumping? Non è andata così. Ambra, ti sembra normale che uno allatti facendo bungee jumping? Che domande mi stai facendo? Certamente, del resto sei una persona normale, lei come vedete anche dalla lunghezza è proprio una di noi. Allora sapete che succede a questo punto? Che dici, Jane, se giochiamo un po' e ci mettiamo una bella mascherina sadomaso? È bellissimo! Ma una mascherina sadomaso per fare che? Ma niente, no, volevo farti un semplice e modestissimo omaggio, tutto per la mia amica Jane. Grazie. Che bello omaggio a Jane Alexander, no? Bello omaggio, no? Jane, non ti sei divertita? Grazie. Ah, non ti sei divertita? No, vabbè. Bellissimo. Allora, non vedo, però torniamo alla nostra intervista. A questa donna che è così,
che non è così trasgressiva come ci vogliono far credere. Pensate, tu nasci da in Inghilterra da padre inglese e madre croata. Ma chissà che infanzia tormentata. Ma che stai dicendo? Ma ti sembra che una perché c'ha la madre croata e il padre inglese abbia un'infanzia tormentata? C'ha avuto un'infanzia normale. Certo, però loro facevano entrambi i doppiatori. Io non ci posso credere. E che c'è di male? Ma sì, fanno i doppiatori e quindi secondo te uno impazzisce perché fanno tutti e due i doppiatori. Sento che la nostra gente si sta un po' irrigidendo, forse a causa della sua infanzia turbolenta queste cose quando riemergono fanno malissimo e quindi io le farai un bel applauso. Un bel applauso. Ma scusa, tu mi avevi detto che adesso tu avresti sfatato il mito della ragazza ribelle, avremmo parlato infatti, di altre infatti, cose. No, Ambra. Però adesso non voglio che ti nevosici, stai calma, lo faccio subito. Senti, tu come ti lavi i denti? Io me li lavo come te i denti, come se li lavano tutti. E i bonifici li stracci davanti all'impiegato della banca? No, non li straccio davanti all'impiegato. È vero che giri per il centro di Roma con arco e frecce? Senti, io non ce la faccio più, guarda. Cioè, adesso me ne vado, no, grazie no, a tutti. No, no, aspetta, no. No, no, aspetta, che stai dicendo? Aspetta, prima aspetta, di andartene. Ti prego, sculacciami. Ma tu sei impazzita. Sculacciami. Io non ho parole. Qualcuno venga qui, la devo inseguire. Dai un